on the man, get the cash when I can. Got a pint for the low in the bag, and I'm saying some dope. I shout it. E saluto Ninja e benvenuti in questo nuovissimo video. Again, questo nuovissimo video vi racconterò una story time che è successa quest'estate, quando c'avevo la bellezza di 17 anni. Perché per chi non lo sapesse, c'ho 18 anni, li ho compiuti a marzo, quindi se non mi fate gli auguri siete dei bufu. L'ha detto! No, vabbè, sto scherzando. Comunque, in questo episodio vi racconterò quella volta che stavo litigando con una ragazza. E tra l'altro, fun fact, mi sono limonato due tipe nella stessa serata. Niente, allora, era una serata di luglio e io con una mia amica praticamente siamo andati in questo pub, perché comunque uscivamo quasi tutti i giorni, dato che non c'avevamo niente da fare, siamo andati in questo pub. In questo pub comunque c'erano un botto di persone, perché era uno dei pub aperti nel periodo del Covid. Che praticamente, nel senso, stava andando via il Covid, però comunque i locali chiudevano presto, quindi noi all'una eravamo andati dentro questo locale. Niente, il locale era abbastanza bello, sapete, tipo American style pub, no? Anzi, stile inglese. Niente, era uno di quei pub, ma comunque c'era il DJ, quindi, cioè, una figata assurda, no? Niente, la serata stava andando bene. Io e la mia amica, vabbè, ci siamo messi a ballare. Poi lei, vabbè, è andata con un tipo, quindi niente. E io ero rimasto da solo. Niente, io ero a bere. Comunque, vabbè, sapete dove si ordinano praticamente sul tavolo praticamente del pub, no? E arriva ad un certo punto questo tizio che io ho visto qualche volta nel posto in cui uscivo prima, però, in senso, non è che eravamo amici. Ad un certo punto lui mi dice: "Uè bro, c'è questa tizia che vuole limonarsi con te." E io in quel momento ero del tipo: "What?" Adesso lo vedo lì che praticamente stava tremando. Ma niente, io dato che ero abbastanza ubriaco, abbiamo iniziato, vabbè, a conoscerci, abbiamo ballato. E comunque io volevo essere amico, no? Volevo rimanere amici perché questa qua manco mi conosceva. Niente, ad un certo punto questa qua mi bacia. Vabbè, allora abbiamo continuato e niente, comunque ci siamo solamente limonati e stavamo baciando quella serata lì, no? Niente, poi comunque se n'era andato dopo un'ora, perché comunque erano le due, mi ha dato su Instagram e mi ha scritto. Quindi, dato che se ne stavano andando via tutti, io avevo bevuto troppo, veramente. Vedo questa ragazza che sta lì da sola seduta, no? Era una delle poche persone rimaste. Comunque anche la mia amica se n'era andata, quindi ero rimasto da solo con questa ragazza che era seduta lì, anche lì, lei da sola a bere. Niente, praticamente abbiamo iniziato a parlare e ad un certo punto lei mi ha chiesto se io volevo baciarmi con lei, no? Io ho detto vabbè sì, perché ero ubriaco, e niente, abbiamo iniziato a baciarci comunque. Poi cosa era successo? Dopo 5 minuti lei mi ha invitato al suo tavolo a sedermi. E niente, mi sono seduto nel tavolo dove c'erano le sue amiche. Erano tipo 6, no? Le ho conosciute, stavo simpatico a tutte, tranne questa qua. E questa qua c'aveva dei problemi con me. Cioè, non lo so perché, proprio ha iniziato a rompermi i coglioni. In senso, dicendo: ma tu non sembri da queste parti." Ma non in un tono tranquillo, proprio in un tono incazzato. Lui mi ha detto: "Ma cosa ci fai qua? A noi i turisti non ci piacciono." E ho detto: vabbè, che cazzo me ne frega, ma non ti piacciono i turisti." Abbiamo continuato a parlare, questa qua mi continuava a rompere i coglioni facendomi, non dico delle domande stronze, ma tipo mi rispondeva sempre a tono e poi ha iniziato tipo a insultarmi, no? Perché praticamente avevo detto che, in senso, ero ubriaco. Allora lei mi ha iniziato a dire: ma tu sei uno di quei stronzi bastardi che beve tutti i giorni, non fa niente nella vita." Qualcosa del genere, non lo so perché ha iniziato, magari era ubriaca anche lei. Comunque sta di fatto che ha iniziato anche lei. E niente, poi praticamente abbiamo iniziato a gridarci addosso. E poi ad un certo punto mi tira uno schiaffo. Niente, allora io cosa ho fatto? Ho preso il portafoglio, ho preso il telefono e me ne sono andato via comunque, no? Questa tipa ha cercato di scrivermi, ma comunque non gli ho risposto perché questa qua stava a ridere con la sua amica, cioè quando è successo tutto quanto, quindi niente, io ho detto basta, via. Dopo passò tipo un mese e io, dato che stavo ancora su Tinder, vedo che mi matcha.
c'è una ragazza che mi matcha e scopro che era lei, per l'appunto, perché mi ricordo, cioè mi ricordavo delle cose, no? E niente, lei mi scrive, ehi. E io, dato che volevo fare un po' tipo lo stronzo, le ho scritto, ehi, ma ci conosciamo per caso? Lei ha detto, no, 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 non ci conosciamo, ti ho visto, sei carino, e niente, volevo chiederti di uscire. Allora a quel punto ho detto, ah, allora proprio mi vuoi prendere per il culo, perché io mi ricordavo, perché lei pensa che io non mi ricordi comunque delle cose che erano successe. Ma niente, comunque dopo l'ho unmatchata, non gli ho mai più risposto. Poi l'ho vista qualche volta in giro, ma mi ha guardato, ma non ci siamo parlati. Niente ragazzi, morale della favola, non fate come me. E comunque questa era la storia. Spero che il video vi sia piaciuto, ovviamente lasciate like, commentate. E noi ci vediamo in una nuovissima story time. Bella regà.